Assessore Seccia, grandi disagi per gli automobilisti, per i cittadini residenti di quella zona dopo i noti accadimenti di domenica scorsa. Qual è la situazione in questo momento? La via della bonifica è chiusa, ma? Nella giornata di oggi probabilmente ci saranno delle notizie buone, che se tutto dovesse andare secondo quelli che sono i programmi veloci messi in campo dall'amministrazione comunale, probabilmente riusciremo a riaprire anche via della bonifica domani, dando l'arteria principale che crea un po' il disagio, perché essendo interrotta via della bonifica dall'altezza dell'università, eccetto ovviamente per i residenti, fino a San Silvestro Spiaggia, tutto il traffico è veicolato in parte su Luisa D'Annunzio, via Luisa D'Annunzio, e l'altra parte sul via Celommi sotto a San Silvestro. L'inferno potrebbe essere nato proprio dalla zona che sta inquadrando Diego Martelli in questo momento. C'è un video che è stato girato da un residente della zona, la notizia è stata pubblicata oggi dal quotidiano Il Centro, insomma scintille di un treno in transito, qui infatti c'è una ferrovia, le scintille avrebbero provocato questo disastro. Noi siamo in compagnia oggi, lo ringraziamo, del proprietario dell'autodemolitore, Giulio Ciccone. È una ipotesi plausibile questa? Sì, qui c'erano dei piccoli focolai, però francamente non potrei dirti se è questa l'origine. Comunque il fuoco fino alle 16 ero fermo lì, poi ha fatto tutto quanto il giro andando purtroppo verso la scuola, verso via Scarfoglio. Potrebbe anche essere effettivamente, perché voglio sperare che non ci sia la mano di qualcuno, perché è una zona di rallentamento per i treni. Fino alle 4:30, 5, quindi fino alle 16:30, 17 di domenica scorsa, nessun danno alla tua azienda. Esatto, fino alle 16:30 noi eravamo qui davanti, c'erano i residenti di queste case che erano state nel frattempo evacuate, erano davanti ai nostri cancelli. Di colpo poi i vigili del fuoco e i carabinieri ci hanno detto di assolutamente che non potevamo star più, era pericolosissimo. Devo dire grazie a loro, perché il tempo di allontanarci, quindi 3 o 4 minuti, era scoppiato l'inferno della riserva. Ho provato a fare il giro via strada da Colle Renazzo, sono ripassato qui dopo le 17 e la mia attività era parzialmente incendiata. Il vento, abbiamo detto, sì, sicuramente è stato determinante. Sì, il vento ha giocato. Una parte dell'autodemolizione totalmente intatta. Sì, esatto, infatti la parte centrale della mia autodemolizione è rimasta intatta, un capannone delle auto da rottamare sono rimaste integre. Purtroppo il perimetro laterale e posteriore è andato distrutto con le macchine, che ovviamente si sono accese fra di loro. Il tuo stato d'animo? Sono a pezzi, perché questi sono i sacrifici della mia famiglia, miei, abbiamo investito tutto, io e mia moglie, noi siamo una famiglia fondamentalmente con i nostri dipendenti, siamo quattro famiglie. Vedere adesso tutto questo distrutto è veramente... Non lo so. Da quanto tempo esiste l'autodemolizione? Esiste dagli anni 60, era di mio nonno. Un'attività storica. Sì, un'attività storica, che siamo qui ormai veramente dal 1960. Lavoriamo sempre nel campo della demolizione delle auto, quindi anche reinventarsi in questo momento un altro lavoro è impossibile alla mia età, 50 anni. Legatissimi tu e tua moglie, e la tua famiglia in generale, a due cani. Uno ce l'ha fatta, l'altro no. No, esatto. Una l'abbiamo ritrovata fortunatamente la mattina dopo, perché la sera alle 8 eravamo ancora qui io e i miei dipendenti, e si era nascosta talmente bene, per fortuna, e l'abbiamo tratta in salvo. Adesso è stata data temporaneamente in affidamento dopo essere stata monitorata da veterinari, e purtroppo l'altro non ce l'ha fatta, e questa per me è anche un'enorme sconfitta.